Gay di merda! Vuoi vedere come ti ammazzo, gay? Gay del cazzo, vuoi vedere come ti ammazzo? Vuoi vedere? Stazione di Pavia, 8 giugno. A Luca e il suo fidanzato è successo questo. Figlio di puttana! Noi siamo passati sul marciapiede di fronte. Una volta che siamo andati più avanti, lui ci ha urlato ricchione di merda. C'è stata una completa indifferenza di tutti durante, ma anche dopo. Quando lui ha smesso e è iniziato ad andarsene via, nessuno, diciamo, si è avvicinato e ci ha chiesto se avevamo bisogno di un aiuto o comunque se volessimo che chiamavano la polizia. E ti erano già capitati episodi del genere? Cioè, più volte a me è capitato di essere o insultato o persone che ci hanno urlato dietro finocchio, frocio, cazzo come ti vesti, insulti del genere. Tanti miei amici e amiche dicono le stesse cose, che cioè preferiscono evitare anche semplicemente di tenersi la mano o darsi anche un abbraccio o un bacio innocente, proprio perché in Italia non c'è la libertà di poterlo fare senza che qualcuno non faccia un commento o ti dia un insulto. Kiss. La regione Lombardia ha definito questo corteo una carnevalata. Lei cosa si sente di rispondere? Sì, sono le stesse cose che mi sono sentito dire in regione quando ho presentato la mozione che chiedeva il patrocinio per il Pride di quest'anno. Basta venirci a un Pride, chi parla così parla per stereotipi, parla per luoghi comuni. Omofobia di Stato, omofobia di tutto. Il paese è pronto ad accogliere le famiglie arcobaleno, le famiglie omogenitoriali e tutta la comunità, è la politica che è rimasta indietro. Detto che le modalità del Gay Pride o del Pride non sono quelle consone istituzionali che una regione Lombardia dovrebbe sostenere. Io ho una marea di carissimi amici gay con i quali, come dire, ho un rapporto straordinario, straordinario. E lei, in quanto cittadina non come politica, ha mai partecipato al Pride? No, non ho mai partecipato. E perché non ha mai partecipato da cittadina a questa manifestazione? Perché, le ripeto, è un modo per ghettizzare le persone, non per portare avanti una bandiera. Non è questo il modo. Commento sul mancato appoggio istituzionale della regione al Pride. Ha fatto bene. Per quale motivo? Perché io non condivido niente del Pride. Alla luce di tutte le discriminazioni che ci sono, nel 2023 dovrebbe essere accettabile. Ma quale ostili. L'ha visto, ad esempio, il video dei ragazzi insultati a Pavia? Ma lei sa quanta gente viene insultata tutti i giorni in Italia? Ed è normale? Normale. Di cose anormali in Italia ce n'è un mare. Però essere insultati perché omosessuali no. Guardi, a me non è mai capitato in tutti gli anni che sono campato di vedere uno insultato perché è omosessuale. Voi devi essere finocchio, sì, no, mamma mia, che schifo. Non mi vergognate per niente, no. I ragazzini che ci stanno, non mi vergognate per niente. Beh, un'eccezione conferma la regola. Non c'è violenza nei confronti di nessuno, anche degli omosessuali. Se tu vuoi provocarmi e sei un omosessuale, posso reagire. Io, tu sei omosessuale. Sfido tutti voi a trovarmi un caso di violenza contro una persona anche omosessuale, transessuale. Lui è Jacopo Coghe, portavoce dell'associazione ultracattolica Pro Vita e Famiglia. I bambini, diciamo, cresciuti in coppie dello stesso sesso hanno problematiche dal punto di vista psicologico, dal punto di vista relazionale, dal punto di vista sessuale. Lei è favorevole all'adozione di un bambino da parte di una coppia omosessuale? No. Per quale motivo? Perché semplicemente l'adozione ripristina uno stato che era precedentemente
alla situazione in cui il bambino è stato messo in adozione, quindi cerca di ridare al bambino quello che gli è stato tolto, una mamma e un papà maschio e una mamma femmina. Mi permetta una provocazione, so che lei ha 5 figli. Perché quelle prima non erano provocazioni. Lei ha 5 figli, se non sbaglio. Sì. Se un giorno uno di questi figli le dicesse di essere omosessuale, come reagirebbe? Ti voglio bene. C'è bene e bene per Jacopo Koge. Davanti alle telecamere si mostra così, ma sui social si esprime diversamente. I bambini nati da coppie dello stesso sesso sono zero. Dati alla mano, in Italia non esiste nessuna emergenza omofobia. È il paese dei talebani arcobaleno. Due uomini o due donne non possono educare correttamente un bambino, secondo lei? Ma due uomini non fanno una mamma e due donne non fanno un papà. Nessuno discrimina i bambini. Però quindi i genitori sì? Beh, certo, i genitori che hanno privato una delle due figure genitoriali a un bambino, direi sì. Questa è la chiesa di Santa Maria della Consolazione a Milano. Qui, ogni domenica alle 9:40, si tiene la messa con l'antico rito ambrosiano in latino. Lei sostiene i diritti della comunità LGBT? Assolutamente no. Per quale motivo? Prima di tutto perché sono un cristiano. Appunto, nella Bibbia c'è scritto di amare il prossimo tu come se fosse te stesso, siamo tutti uguali agli occhi di Dio, quindi non le sembra controsenso discriminare una persona solo perché è omosessuale? No, non mi sembra un controsenso. È perché bisogna stare nella legge di Dio. Essere omosessuali è un peccato. Essere omosessuali in sé, sì, è un peccato. Papa Francesco ha detto che i gay hanno diritto ad avere una famiglia. Mettiamo un velo pietoso su Bergoglio. Essere omosessuali con lei è contro natura. Contro natura, certo, perché c'è un limite, altrimenti qui diventa peggio di Babilonia. Non credo sia definibile famiglia un'unione di persone dello stesso sesso. Diciamo che sono favorevole alla famiglia tradizionale fatta da un uomo e una donna. 3 settimane fa è passato da quanti il Pride, lei per caso ha partecipato? Madame Tra, vai a fare queste domande a qualche altro. Ma vai fuori, ma scusa, ma davanti a una chiesa, appena uscito. Appunto, davanti a una chiesa, è uscito da messa. Gesù condannava la violenza. Parte, idiota. Ma condannava la violenza e lei vai è appena uscito dalla messa. Ma parti a chiederlo a qualche altro, hai capito? Pezzo di cretino. Una domanda lo fa. Tu io ti ho risposto, vai da un'altra parte. Oh, sto andando io. Vai da un'altra parte, lo so che sei grande e grosso, io sono vecchio. Ma io non faccio. Ribambito, mi ha avuto un tante, mi ha seduto una pila di botti stessa, anche se non ho 82. Te capisci? Parisci! Oh. Okay.